Amici di Cittadiniano, ben ritrovati con Camera Sport. Un saluto e un buon anno da Antonio Guarini, primo appuntamento del 2021 con l'approfondimento sportivo di Cittadiniano. Grazie alla regia di Antonio Pannese vi terremo compagnia per questo primo appuntamento dell'anno che io e la redazione di Cittadiniano abbiamo ritenuto doveroso cominciare nel ricordo di Antonio Emilio Gambacorta, scomparso lo scorso 29 dicembre, quindi parleremo tanto di sport, tanto della figura del presidente, come tutti lo ricordiamo affettuosamente. Per farlo ancora meglio, abbiamo ospite Francesco Speranza. Benvenuto Francesco. Grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti e buon anno. Che sia un buon anno soprattutto di sport, visto che stiamo parlando di sport. Allora, Francesco Speranza, presidente del Marathon Sì. Club, Ariano Irpino, ma anche tennista Sì. negli anni d'oro, diciamo, del tennis ad Ariano, soprattutto al Circolo Renzulli. Allora, Francesco, entriamo subito nel vivo della trasmissione e ti chiedo subito il primo ricordo, la prima sensazione che ti viene in mente parlando del presidente Gambacorta. Mi consentirai in prima battuta di fare un saluto e un caloroso abbraccio alla signora Angela, a Luigi, a Ettore e Francesco, che per un periodo bellissimo della mia vita sono stati una seconda famiglia. Quindi, partendo da questo, mi sento di dire che il mio presidente, Emilio Gambacorta, è stato un esempio sportivo e soprattutto la persona, come spesse volte mi è capitato di affermare, che mi ha permesso di amare lo sport. Lo sport a tutto tondo, non lo sport del tennis. Chiaramente quello è stato il momento più bello con cui ho condiviso col presidente Gambacorta la mia attività al Renzulli. Però ci ha inculcato quel senso di appartenenza, quel senso di squadra, quel senso di lealtà, l'essere vincente rispettando l'avversario, che credo siano dei parametri che oggi più che mai debbono essere di monito soprattutto ai ragazzi che come noi si sono avvicinati allo sport. Quindi un ricordo di una bella persona prima che di un uomo di sport. Come detto, il presidente Emilio Gambacorta è stato un uomo di sport a tutto tondo ad Ariano e non solo ad Ariano, in tutta la regione Campania. Io ho letto attestati di stima, di affetto dal mondo del calcio, dal mondo del tennis, dal mondo del rugby, quindi da vari mondi dello sport arianese, della nostra provincia e della nostra regione. Chiaramente il nome di Emilio Gambacorta è strettamente legato al tennis. È un momento particolarmente piacevole per il tennis qui ad Ariano, di cui tu sei stato Sì, protagonista a Antonio. cavallo tra gli anni 80 e Sì, 90. parliamo del fine degli anni 80 e quasi tutto il decennio degli anni che hanno Ecco, portato al possiamo 2000. spiegare ai nostri anche spettatori più giovani che magari non hanno conosciuto quell'epoca che cosa voleva dire giocare a tennis ad Ariano e rappresentare Ariano al di fuori del nostro territorio? Fate conto che quel momento è stato un momento di grande splendore per lo sport arianese, il tennis in primis, ma anche il calcio, dove c'era la voglia di dimostrare, diciamo al mondo sportivo che ci circondava, che Ariano non era soltanto un paesino di montagna, era soprattutto fatto da persone che si volevano mettere in luce e che, uscendo da ogni tipo di campanilismo, cercavano di far valere, diciamo, le loro qualità. Provate a pensare che noi, siamo stati per più di 5-6 anni ai vertici delle classifiche regionali di tennis, come squadra, e dovevamo lottare con il TC Napoli, con il TC Sammaritano, cioè erano tutte squadre che avevano non solo una storia, ma avevano un bacino chiaramente di atleti molto più ampio del nostro. Un aneddoto che mi piace raccontare, che affinché questo fosse possibile, il Circolo Renzulli, a noi agonisti, a noi atleti, ci dedicava alcune ore serali come allenamento. Voi siete tutti di Ariano, ricordiamo che Ariano è un paese freddo. D'inverno noi dalle 9 a mezzanotte ci allenavamo. E questo era il senso, diciamo, che anche il presidente Gambacorta ci ha trasmesso, il fatto di
imparare a lottare per ottenere dei risultati, e questi poi hanno dato dei frutti incredibili. I primi anni in cui il presidente era il responsabile del Renzulli siamo arrivati ad avere più di 120 iscritti al corso dei ragazzi, di cui credo anche tu ne abbia fatto parte. Quindi voglio dire, si era creato un movimento bellissimo dove tutti poi erano presenti alle manifestazioni in un campo coperto in altura, che era una novità per, anche per quel momento. Molte squadre arrivavano da noi e si aspettavano chissà che cosa, e invece trovavano un campo in terra battuto in altura, che all'interno della villa comunale. Insomma, è stato un palcoscenico che ha permesso di dare lustro realmente al nostro paese. Ecco, ricordando questi anni e facendo il paragone con quello che sta succedendo oggi al netto del Covid, per te che sei anche presidente di un'importante associazione sportiva di Ariano, di cui parleremo più tardi, di colpo quale ti viene la prima differenza tra il fare sport allora e dal fare sport oggi, dal punto di vista più che agonistico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista da dirigente, diciamo? A quel tempo era tutto più difficile, però tutti eravamo animati dal fatto di metterci in gioco e di cercare di migliorarci. Oggi questo è possibile, però mi rendo conto che a volte ci sono troppe distrazioni, troppe sirene che girano intorno anche al discorso giovanile, quindi il sacrificio inizia ad essere qualche cosa che a volte non viene accettato. E nell'ambito dirigenziale diventa sempre più difficile, perché la mera partecipazione alla gara o piuttosto al torneo non diventa più una vetrina come una volta, che permetteva a qualcun sportivo di poter emergere. Oggi è tutto un pochettino più difficile. D'altro canto, parliamo comunque di 30 anni fa, che non è un'era geologica, ma a livello sportivo, insomma. Considerando pure i progressi della tecnologia e di quant'altro. Non era. Tu hai ricordato giustamente 120 iscritti, quindi il tennis era praticamente lo sport più praticato ad Ariano, a vari livelli, c'erano varie fasce di età che praticavano. Era praticato sport. Perché un altro merito importante del compianto presidente Gambacorta era proprio questo, quello di aver coinvolto nell'organizzazione sportiva agonistica le famiglie. Quindi il tutto era molto più facile, perché il circolo tennis era visto come un momento aggregativo, quindi i genitori accompagnavano i figlioli a fare il corso e di lì si progettava la pizza del sabato dopo, si progettava la vacanza insieme a quanti ne volessero far parte. Quindi lo sport era visto un veicolo di aggregazione e di comunione di intenti familiari, e penso che questo oggi è qualche cosa che manca allo sport. Sì. Infatti proprio lì volevo arrivare, lo sport come ruolo sociale, che in un paese come una città come Ariano Irpino, molto fredda d'inverno, io ben ricordo il freddo che si pativa nel pallone nel campo in Villa Comunale, non riscaldato, quindi diciamo era veramente per temerari giocare d'inverno lì. Appunto, una dell'eredità che ci lascia il presidente Gambacorta è che lo sport, in realtà come quella di Ariano, debbono avere come ruolo primario la funzione sociale. Sì. Soprattutto perché ha permesso e mi auguro permetterà di, passatemi il termine un poco diciamo diretto, di togliere i ragazzi da tentazioni sbagliate. Io in questo mi sento di poter già dare delle indicazioni su quello che ho fatto, che mi auguro di poter continuare a fare con la Marathon Club. La corsa, lo sport del podismo, ovviamente è uno sport popolare, nel senso che è anche più facile praticarlo, basta indossare un paio di scarpe e andare in villa nella nostra situazione. Però mi rendo conto che deve avere un riscontro di richiamo della gioventù,
per avvicinarsi al concetto del sacrificio, al concetto soprattutto del mettersi in gioco e al concetto che la vita, come lo sport, non ti regala nulla. E quindi il fatto di potersi allenare, di guardare a un obiettivo futuro come può essere una gara, partecipare ad un torneo, serve per creare quella serie di stimoli che poi ti obbligano, mi verrebbe da dire, ad essere costante. I ragazzi di oggi hanno necessità di costanza e mi auguro soprattutto che con il miglioramento della situazione che stiamo vivendo si possa riprendere le attività che avevamo iniziato con scopo sociale, con le scuole soprattutto, quindi cercare di coinvolgere i professori di educazione fisica per quello che riguarda l'avvicinamento all'atletica dei ragazzi. L'atletica è propedeutica a tutti gli sport, quindi l'importante è avvicinarsi, cercare di comprendere le dinamiche della corsa e poi sei pronto per poter affrontare qualunque tipo di sport. Un altro aspetto particolare, io un bel ricordo del tennis del presidente Campacorta al circolo Renzulli in Villa Comunale, era anche la particolare attenzione anche all'abbigliamento. Io ricordo quando si faceva il saggio di fine anno, ma anche in una normale lezione, il presidente veniva al campo e osservava se tutti avevano un abbigliamento corretto, la maglietta all'interno dei pantaloncini, bianchi certo, rigorosamente, perché all'epoca si giocava. Quindi credi che questi insegnamenti debbano essere in qualche modo rinverditi rispetto ad un'epoca che forse in alcune discipline sportive si lascia forse, a mio parere, un po' troppo libertà ai più giovani, agli allievi più giovani? Hai centrato molto bene l'argomento, perché tutto si rifà a un concetto fondamentale che sono le regole. Quindi qualunque tipo di sport, qualunque tipo di competizione ha delle regole che tutti devono rispettare. Ci sono le regole dei regolamenti e ci sono le regole dei comportamenti. Quindi quando giustamente ci si iscrive ad un'associazione, la divisa è un segno distintivo, è un segno che identifica che tu appartieni a una comunità, mi verrebbe da dire, più che a una società sportiva. Se riuscissimo a trasferire questi messaggi ai giovani, il fatto di appartenere connoterebbe molto di più anche lo sviluppo della personalità dei ragazzi. Io credo che su questo noi possiamo lavorare, perché per altri aspetti siamo purtroppo un po' fuori mano dal punto di vista geograficamente. Insomma, Ariano è un paese dove i contatti con altre situazioni sportive sono a volte complicati, però se noi riusciamo ad impegnarci a dare queste famose regole, io credo che si possa fare qualcosa di buono. Purtroppo il Covid ci obbliga a non fare anche delle manifestazioni come è stata fatta l'anno scorso, poco più di un anno fa, al Palazzetto dello Sport, un triangolare per la lotta alla SLA, sì, un triangolare di calcio a 5. Chiaramente appena ce ne sarà la possibilità pratica, con un amico Giancarlo Sicuranza, certo, con le altre società sportive qui ad Ariano, ricominceremo a fare. Però ci tengo a ricordare che chiunque voglia dare un contributo all'associazione per la lotta alla SLA lo può fare tranquillamente tramite seguendo le indicazioni che ci sono sul sito dell'AISLA e seguendo tutte le indicazioni, perché è una malattia, forse, Francesco, ancora, nonostante se ne parli da tanti anni, ancora forse un po' sconosciuta, sì, alla massa. Sì, sì. Si parla, purtroppo quest'anno si parla tanto di situazioni sanitarie, forse la SLA è ancora una malattia poco conosciuta. Ma io credo che questo tuo ragionamento debba essere importante e affrontato in maniera importante, perché dovrebbe interessare trasversalmente tutte le società sportive. Perché mi auguro che se si riuscisse ad organizzare un evento dove tutte le società potessero partecipare per dare il contributo non solo economico per poter permettere la ricerca, ma direi anche di partecipazione, di sensibilizzazione degli iscritti di ogni società, servirebbe per essere molto più consapevoli a volte di questi tipi di malattie che purtroppo sono a volte non solo sconosciute, sono anche per certi aspetti tenute lontane, perché poi ne abbiamo avuto la dimostrazione, sono imperdonabili purtroppo.
Ecco, riallacciandomi a questo tuo discorso, pensi che negli ultimi anni è mancato un po' di collante, diciamo, tra le varie associazioni di Ariano, che sono tantissime e tutte meritevoli di attenzione e di complimenti. È mancato però, secondo te, magari forse negli ultimi anni, un po' di spirito di unione in una realtà, magari che può essere piccola come quella di Ariano, però molto variegata dal punto di vista sportivo? Credo che questo sia un altro passaggio importante se noi da qui in avanti vorremo ricostruire lo spirito guerriero, mi verrebbe da dire, dell'arianese DOC. Il passaggio è questo: bisogna cercare di avere dei momenti aggregativi di tutte le società, nel quale momento si deve cercare di tracciare una rotta comune, almeno per quello che riguarda il discorso. Certamente non agonistico, perché ogni società avrà le sue strade, i suoi tempi, ma sociale, in maniera tale, mi verrebbe da pensare, organizzare una giornata all'anno dove tutte le società potessero fare vetrina di tutto quello che loro sono in grado di fare e avendo come scopo principale una sorta di beneficenza per qualche tipologia di malattia della quale abbiamo parlato. Insomma, ecco, questa potrebbe essere una mia proposta da lanciare qui e mi auguro che possa essere accettata dai miei colleghi presidenti. Ecco, abbiamo parlato di tennis e di atletica, sono due sport individuali. Trovi dei punti di contatto tra i due sport? Pensi che siano comunque sport affini, diversi da un punto di vista dell'approccio alla gara, della preparazione o anche della semplice preparazione fisica, Sono dell'allenamento? due sport diversi, sebbene individuali, perché hanno strade di preparazione diverse, soprattutto hanno anche ambiti di allenamento completamente diversi. Il campo, per giocare a tennis ovviamente devi disporre di un campo che ha delle misure standard. Per essere, diciamo, una persona che si dedica a fare il running, è necessario avere dei posti in cui poter andare a correre, quindi voglio dire anche il nostro percorso cittadino duro, direi, visto che Molto è duro. pieno di salite, però sicuramente è diverso. Aggiungo poi che mi auguro che l'anno che stiamo per iniziare ci permetta di usare a tempo pieno anche la pista, che ritengo sia un gioiello della città di Ariano. E nel La pista momento in cui dell'Arena Mennea. Certamente, nel momento in cui si metteranno un po' a punto le problematiche gestionali, io ritengo che su quel tipo di attività e di struttura si possa molto molto organizzare una serie di eventi che coinvolgono non solo le società podistiche, ma tutte le società. Ecco, un'altra domanda che ti volevo fare, diciamo, tra le strutture comunali e le strutture private che ci sono ad Ariano, secondo te ci deve essere più collaborazione, più partecipazione anche nella realizzazione di lavori, strutture, comunque avere un discorso più comune? Io direi di fare una valutazione di un'organizzazione comune su alcuni tipi di eventi da organizzare nell'anno, quindi cercare di focalizzare l'interesse come traguardo comune su alcune situazioni. Poi va da sé che la struttura privata persegue gli interessi non solo economici, ma anche di programmazione e la pubblica farà altrettanto il suo, però il concetto di condivisione anche di progetti importanti serve per dare stimolo e crescita all'intero movimento sportivo, cosa che devo constatare negli ultimi anni invece c'è stata una continua chiusura a riccio delle società e chiaramente poi chi aveva, diciamo, più possibilità di qualunque tipo è riuscito a sopravvivere, altri invece vivono ancora nel limbo purtroppo. Ecco, ci arrivano i saluti di Antonio Grasso, cugino di Francesco Perfetto. Ettore, figlio della signora Pina Gambacorta, che Certo, vedo anche certo. collegata, che saluto caramente. E, Francesco, ti volevo chiedere, sempre riallacciandomi a questo discorso, anche dal punto di vista dell'amministrazione, secondo te l'amministrazione comunale ad Ariano deve avere un impatto più deciso sulle attività sportive, dare una linea comune o ritieni che sia una responsabilità comunque delle associazioni Io cercare di andare avanti? ritengo che ogni presidente di associazione
abbia l'obbligo ed il dovere di informare chiaramente l'assessore competente di tutto quello che lui intende fare e svolgere come attività per diciamo divulgare meglio il campo, il settore nel quale lui opera. Questo perché il comune, nella figura dell'assessore, può condividere, può dare delle indicazioni in maniera tale che ci sia anche una sorta di comunione di intenti. Questo servirebbe poi per poter fissare appuntamenti importanti anche con l'avallo effettivo del comune e non andare random dove ognuno poi gli capita o dove gli fa più piacere. Quindi la regia del comune, quindi dell'assessorato di competenza, io ritengo che sia fondamentale ed importante, e anzi l'occasione mi è utile per informare l'assessore, la dottoressa Cardinale, mia vicina di casa, me lo consentirete, cara amica di famiglia, ad un incontro il prima possibile, anche per cercare di fissare indicativamente alcune date entro cui la Marathon Club vorrà organizzare degli eventi sportivi, cercando anche di invitare personalità di spicco per dare lustro non solo alla manifestazione, ma soprattutto perché abbiamo l'intenzione di effettuare anche delle conferenze stampa, soprattutto dei momenti formativi, per cercare di divulgare meglio il concetto del running, che non è soltanto metti le scarpe e vai a correre. Quindi si potrebbe iniziare a pensare di programmazione di allenamenti piuttosto anche di alimentazione. Quindi in una giornata si potrebbe pensare anche di fare dei convegni. Assolutamente, un'ottima idea. Ti chiedo, Francesco, l'eredità più importante che ci ha lasciato il presidente Gambacorta, gli insegnamenti più importanti che ti sono rimasti proprio, ecco, anche nella tua attività adesso di presidente del Marathon Club Ariano Irpino. Il messaggio unico e forte è stato sempre lo stesso, quello di dare il massimo quando si effettua una competizione sportiva, ma nel rispetto più grande dell'avversario. Queste sono le parole che io non dimenticherò mai. Date l'anima, vincete tutte le partite, ma siate uomini leali. Quindi io questo penso sia il passaggio fondamentale da trasferire a tutti quelli che hanno avuto un ricordo del nostro presidente. Ti volevo anche chiedere com'è stato, cosa ha significato essere genitori in un anno, ormai siamo quasi un anno che conviviamo con purtroppo con il Covid-19. Che esperienza è stata per un uomo di sport come te di essere un po' ingabbiati dentro sì, casa? Io mi dispiace dover dire che noto una sorta di imbarazzo, non tanto dei familiari che hanno anche tra virgolette l'obbligo di essere vicini ai propri figlioli, ma vedo proprio i ragazzi, i bambini che in questo momento non hanno dei riferimenti sociali. Il problema è tutto qui. Ovviamente io non entrerò nel discorso della didattica a distanza della scuola, però quello che manca, e lo riscontro guardando mia figlia, è tutto qui, è il problema della socialità. Avere il contatto con l'amico di scuola, con un'ora di videochiamata, bisogna che ci lasci molto da pensare, perché se i bambini cercano il contatto, e questo purtroppo è l'unico, mi auguro che quanto prima si possa ritornare, no, non più a una normalità, ma alla vita di tutti i giorni. Alla vita di tutti i giorni, certo. Sì, assolutamente. Faccio una piccola parentesi, ricordo l'appuntamento di domenica con il calcio a 5 femminile, le ragazze dell'Irpinia Centro Medico Atena saranno impegnate sul campo della Salernitana femminile alle ore 16, sì, è l'ultima giornata del girone di andata, e ci sarà la diretta sarà disponibile comunque sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Quindi ricordo domenica 10 gennaio ore 16, Salernitana femminile contro Irpinia Centro Medico Atena. Avviandoci verso la conclusione di questo primo appuntamento dell'anno con Camera Sport, Francesco, ti volevo chiedere
in base a tutto quello che ci siamo detti, se ritieni che Ariano in un prossimo futuro possa diventare, anche pensando alle strutture di cui è in possesso, possa diventare un punto di riferimento per lo sport quantomeno provinciale, come era appunto qualche anno fa di cui abbiamo parlato prima. Mi verrebbe da dire, bisognerebbe trovare degli uomini altrettanto validi come al presidente Gambacorta. Questo è il presupposto primario dal quale bisogna partire. Quindi persone che siano disposte a rimetterci del proprio, come si suol dire, perché è giusto che io dica, e mi fa piacere dirlo, che tutte le nostre trasferte fatte negli anni 90 erano fatte con la macchina del presidente. Cioè noi andavamo in piazza la mattina con la nostra borsa ed era il presidente che con la sua BMW bianca ci aspettava e ci faceva accomodare. Poi c'erano casomai i compagni di squadra un po' più grandi che avevano la patente, a rotazione si faceva. Quindi è questo lo spirito che secondo me potrà far risorgere il discorso sportivo ad Ariano. Il mettersi a disposizione a titolo gratuito e animati da una grande passione. I risultati arriveranno, perché poi noi da ottimi montanari siamo molto testardi, molto, quindi quando ci mettiamo in testa una cosa la faremo, sì. Allora, chiaramente questo non sarà l'unico appuntamento che Città di Ariano dedicherà alla memoria del presidente Antonio Emilio Gambacorta. Ci incontreremo ancora con Giancarlo Sicuranza, John Leo, tante persone amiche del presidente e con cui realizzeremo ancora dei contributi sicuramente. Intanto ringrazio Francesco Speranza. Grazie a voi dell'opportunità. Ti chiedo infine quindi l'augurio che ti fai da presidente del Marathon Club, cosa ti auguri che possa accadere per la tua associazione in questo 2021 appena iniziato? Mi fa piacere dirvi che siamo riusciti a riaffiliare la nostra società alla FIDAL per l'anno 2021. E attualmente abbiamo già una quarantina di iscritti. Questo mi lascia ben sperare che, al di là della mancanza attuale e della possibilità di fare delle gare, ho riscontrato un attaccamento, come si suol dire, alla maglia, che è il primo momento importante. Poi è chiaro, il 2021, se non riuscissimo a risolvere il problema della pandemia, abbiamo poche possibilità per poter effettuare competizioni. Ma io mi auguro che dalla primavera inoltrata pian pianino ritorneremo alla normalità e a quel punto torneremo a rindossare la canotta, come si suol dire. Allora, grazie a Francesco Speranza per essere stato ospite di questo primo appuntamento con Camera Sport del 2021 e in conclusione mi mando un grande abbraccio alla famiglia Gambacorta, alla signora Angela, a Luigi, Ettore, Francesco, sperando di poterci vedere di nuovo tutti insieme per poterci abbracciare, per poter parlare di sport come è sempre stato negli ultimi anni, illuminati dall'eredità, dai tanti insegnamenti che ci ha lasciato il presidente Emilio. In chiusura vi ricordo ancora l'appuntamento con il calcio a 5 femminile, ore 16, domenica, diretta disponibile sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Ringrazio le nostre Eulalie e Dolores per la locandina, ringrazio ancora Antonio Pannese in regia, vi do appuntamento sin da ora per Camera Sport venerdì prossimo 15 gennaio alle ore 15, sempre qui sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Antonio Guarini, un saluto, un buon fine settimana e come sempre Forza Ariano!